Signore e signori, eccoci qua in live, eccoci qua con una nuova avventura GDR, stavolta masterless, in cui saremo tutti e nessuno master, o almeno saremo master un po' per turno tutti quanti, e con noi abbiamo... Signore e signori, eccoci qua in live. C'è un po' di delay, cioè c'è un po' di riverbero, ci risentiamo. Stavolta masterless in cui saremo tutti e nessuno sento la mia voce da uno di voi, cioè la mia registrazione aperta, mi si sente? Ah sì, aspetta, sì. Cioè, abbassavo, pare che sono io. Cioè, per carità, meglio. Mi piace sempre sentire la mia voce, però potrebbe essere problematico. No, che non mi ero accorto di avere il telefono con l'audio. Non ti preoccupare. Ok. No, però appunto, saremo master un po' tutto un po' per turno per questa sera. Il gioco è Biblioversum, che ci ha portato da noi il nostro caro Luca, che ci spiegherà un po' come funziona e di cosa parla. Certo, allora, il gioco in questione si chiama Biblioversum, come potete leggere da sopra, e tratta di questi personaggi chiamati bibliomanti che hanno la capacità di sfruttare i libri per generare del potere. Le storie che si creano di solito con questo gioco sono che un libro che sceglieremo fra poco genererà un problema. Faccio il classico esempio, l'isola che non c'è, magari veniamo a conoscenza, noi essendo appunto bibliomanti e sappiamo vita, morte, miracoli di tutti i libri, e che Capitan Uncino ha ripreso a fare casini, perché dovete sapere che ogni volta che un autore scrive un libro genera un mondo. Però questo mondo, una volta che l'autore ha finito di scrivere il libro, non si ferma lì, perché questo mondo continua dopo la scrittura dell'autore. E quindi può essere che i personaggi cambino anche partito, quindi magari Capitan Uncino diventa buono e Peter Pan diventa il problema, sempre prendendo l'isola che non c'è come riferimento, che penso che bene o male conoscano tutti. E quindi noi sentiamo questa sorta di richiamo come gruppo per andare a risolvere la cosa. Come faremo a risolvere la cosa? Attraverso il potere del nostro libro, che è il nostro core. Praticamente io ad esempio ho scelto i tre porcellini e quindi leggendo una delle frasi del libro mi verrò ispirato per cercare di risolvere una situazione. Quale situazione? Anche questa situazione verrà presa a caso dal libro principale che sceglieremo. Quindi se per esempio, tenendo l'esempio di prima, abbiamo l'isola che non c'è, apriremo il libro a caso su una pagina e stabiliremo la difficoltà di questa prova in base alla pagina che abbiamo aperto. Quindi decideremo prima se leggere la destra o la sinistra, apriremo e dovremo sottrarre, dobbiamo prendere le ultime due cifre e sottrarre il numero minore da quello maggiore, quella verrà la difficoltà. Quindi viene una difficoltà di solito tra lo 0 e il 9, cioè non di solito, viene tra lo 0 e il 9. Quindi uno di noi prenderà il ruolo di scrittore e dovrà narrare, in base alla difficoltà che esce fuori, una scena a un altro di noi che sarà il protagonista. Il protagonista, come dicevo prima, aprirà il suo libro o su una pagina a caso o su una frase che sa, perché quello è il suo libro, magari il suo libro preferito nella realtà e quindi lo sa a memoria, può andarsi a scegliere le frasi e generare da lì una capacità, un superpotere. Questa è piena descrizione narrativa di chi lo farà per risolvere la situazione. Questo è il gioco in parole spicce.
Poi ci sono altre cose che si possono fare, perché quando tu risolvi la situazione, in base alla difficoltà, metterai tanti segnalini, segnalibri nella pagina che hai utilizzato. Noi abbiamo 15 segnalini di gruppo e quindi toglieremo dei segnalibri per inserirli nel nostro libro. Se finiscono questi segnalibri, abbiamo praticamente la storia si concluderà lì e dovremo narrare la fine e nel punto in cui siamo arrivati. Quindi se abbiamo risolto la situazione, descriveremo che abbiamo risolto. Se non abbiamo ancora finito, descriveremo il perché non riusciamo più ad andare avanti, perché gli eventi ci stanno sovrastando. E per risparmiare segnalini si può fare un successo ma, quindi si può decidere di togliere uno, due o tre segnalibri da quelli che si dovrebbero inserire, e anche questo ma, in base a quanti ne togli, deve essere più o meno grave. Si possono togliere più di tre, però quello viene considerato fallimento. Quindi anche lì, in base a 4, 5, 6, per esempio, sarà la gravità del fallimento. È tutto narrativo praticamente. E questi fallimenti, oltre che narrativi, andranno su un altro segnalibro, che è quello del manuale. Man mano che metteremo dei fallimenti nel nostro segnalibro, questo segnalibro passerà di pagina in pagina, e se anche questo arriverà a fine manuale, il gioco terminerà in una fine oscena e obbrobriosa in tutti i casi. Le regole bene o male sono queste, poi man mano, okay, man mano che giochiamo d'opera le analizziamo man mano. Le aggiungo. Ah, okay. C'è una cosa, l'unica cosa che manca a memoria è se viene un numero doppio, tipo pagina 33, e quello è una cosa che è una scena positiva, quindi in base a quello che è, quindi 33 toglierebbe tre segnalini da uno dei nostri libri a cui avevamo inserito dentro. Se è 44 ne toglie 4, se è 55 e così via, e la scena verrà descritta tranquilla, dove ci sarà un momento chill, un momento tranquillo in cui staremo prendendo il tè da qualche parte o discutendo col nemico anche. Poi lì è tutto come lo vogliamo decidere noi. Le regole sono queste. Adesso c'è da scegliere, da fare l'impostazione della giocata. Se non avete domande. Per ora mi sembra abbastanza in linea. Te, Kame, hai dubbi, domande? Direi di no. Cioè, l'unica curiosità, diciamo, è sul fatto... libri più grossi, visto che c'ho un libro un po' grosso, se invece di essere un doppio numero è un triplo numero, conta comunque come... Devi prendere solo le ultime due cifre. Ah, quindi comunque solo le cifre finali. Okay. Esatto. Okay. Sì, anche se ha cinque cifre, per esempio, devi prendere solo le ultime due e sottrarre il minore al maggiore. Ok. E quindi verrà sempre un numero compreso tra lo 0 e il 9. Perfetto. Ok. Dobbiamo scegliere il libro padrone. Non so come lo chiama. Il libro? Il libro principale. Ok. Quello su cui si svolgeranno gli eventi e i problemi. Ci serve un libro comune a tutti? Sì. Cioè, in sostanza, non so se è chiaro, noi siamo dei bibliomanti e il mondo in cui viviamo è come viaggiare tra i piani Dungeons and Dragons, praticamente ogni libro è un piano, ok? E quindi okay, sono tutti esistenti allo stesso tempo, e quindi in base a dove succedono i problemi noi ci muoviamo e abbiamo i poteri del nostro piano di appartenenza, in sostanza. Forse spiegandolo no, ma di per sé
Il concetto è chiaro, è classico multiverso, vari, ogni universo è il suo, è, per dirla in Bibbia parole, vera. è il classico episodio che succede nei cartoni animati in cui gli eroi entrano dentro i libri. C'è in Futurama, c'è in Due Fantagenitori, per esempio in Futurama c'era l'episodio dei cervelli giganti, non so se qualcuno di due abbia Esatto, mai visto solo che questo Futurama. è tutto così, è Questo è sempre tutto solo così. così. Il punto è chiaro. Il più è trovarci per appunto un racconto comune da cui avviare tutto quanto. Mi sembra di capire da cui basare la nostra storia. Certo, io ho tutti i libri così a disposizione, quindi da 16 pagine. Ne ho un bel po', però sono un po' tristi, secondo me, se prendiamo uno di questi come base, ecco. Se avete Capisco. qualcosa di più corposo, è meglio. Qua possiamo. Devo qua se c'avevo qualcosa. Anche. Io ho anche i bellissimi segnalibri dei bimbi, così mi tengo il conto qua nel caso per avere un doppio controllo, ecco. E ho anche il segnalibro nel manuale, così lo mando avanti anche nel fisico, così aiuto Giorgio a tenere dietro tutta la roba. No, allora di per sé ci serve appunto un libro comune. Ma ci serve fisicamente il libro comune, un libro che abbiamo. O è semplicemente una tema, un libro inteso, non un No, no, libro fisico. serve il libro, almeno in PDF serve il libro. Ok. Se è fisico è meglio. Allora, facciamo così. Nel caso, perché io nel caso già a mano ho direttamente qua il libro che volevo utilizzare io, che era 20.000 leghe sottomarini, si può utilizzare quello e piglio Non è uno di questi male. qua che ho qui davanti. Il fatto che io ho letto 20.000 leghe sottomarini una decina d'anni fa, quindi mi ricordo fino a un certo Non è punto. male anche perché io c'ho tra le varie storie la sirenetta, quindi potrei switchare il libro durante il gioco per avere dei poteri marini. Ah, ecco, questa qua ad esempio non ve l'avevo detta. Se voi nel vostro turno volete cambiare il libro da cui traete i poteri, potete utilizzare uno dei segnalini, segnalibri, dai questi segnalini, dei 15 del tavolo. E spenderlo per metterlo per cambiare libro Ok. e cambiate i poteri. Se non l'ho Allora. letto male, perché ero un po' in dubbio su questa cosa, dovrebbe essere così. Ok, quindi se vogliamo utilizzare un libro comune, io ce l'ho già a disposizione, già a mano. Come dovremmo A me procedere? piace 20.000 leghe. Se piace anche Kame, a cosa ne Cristian. pensi? Se no, se c'hai un'idea, un altro libro a tua disposizione lì davanti. No, no, va benissimo. Bene. Anche se io il Ok. libro sinceramente non me lo ricordo, mi ricordo più il film, quello della Disney, Siamo in due perché vabbè, negli ma anni basta 40, sapere il 50. concetto. Siamo in due e effettivamente il concetto non. Facciamo che mi prendo direttamente il viaggio al centro della Terra, che ce l'ho di là, quello ce l'ho più fresco in memoria. Torno subito. Signori, Va bene intrattenete anche pure, io quello. torno subito che ce l'ho di là. Intratteniamo e niente, continuo magari a spiegare alcune cose dopo che avremo scelto il manuale, il libro su cui ci appoggeremo, il libro base, dovremo decidere il flavor, ovvero come lo andiamo a giocare, perché non è detto che noi vogliamo giocare Il viaggio al centro della Terra, che credo sia un libro di avventura in maniera avventurosa. Magari lo vogliamo giocare horror, magari lo vogliamo giocare comico, magari lo vogliamo giocare, che ne so, romantico. In tutte le salse, quindi lo vogliamo giocare noir. Vedo che ci sono. Cioè, sei te, Christian, che hai scelto qual è il tuo libro. Ah, io ho praticamente tutti i racconti di Sherlock Holmes. Vedi, ad esempio, sarebbe molto indicato nel tuo caso.
Ok, ce l'ho recuperato. Recuperato il volo. Bene. Quindi Mi hai stavamo dicendo. sentito intanto che eri No, via o... purtroppo no. Dicevo che adesso, avendo scelto il libro, dobbiamo scegliere il flavor, quindi Ok. cos'è hai scelto alla fine? Viaggio al Viaggio al centro centro della della Terra Terra, perché me lo ricordo più in fretta, se c'era effettivamente che è un... da che settarci. tema è? Avventura? Avventura. Un genere avventura. Il flavor può essere totalmente distaccato, come dicevo prima, può essere un horror, può essere un comico, può essere... E romantico, questo dobbiamo sceglierlo così a tavolino. Cosa vi piace? Possiamo mantenere anche avventura, eh? Nel caso è al centro della Terra, è un mondo perduto. Anche horror ci starebbe bene, secondo me. Così a caso. Vogliamo fare horror? Quindi tu affronti un viaggio al centro della Terra con i poteri di 20.000 leghe sotto i mari. Ok. Poi abbiamo Verniano al Sherlock massimo Holmes e potenza. i tre porcellini. Mi sembra Esatto. cosa può andare storto. Oh, effettivamente è perfetto perché sono in tre che vanno là sotto, quindi noi siamo in tre. Ah, dici che funziona per quello. Va Perfetto. bene. Quindi facciamo horror. Va Te, bene a Kame, tutti. cosa ne pensi? Se facciamo l'horror tipo comico come le sessioni passate Sì, tue, ci beh, no, può il stare. comico è sempre lì sottofondo alla fine, vai tranquillo. Ah, allora facciamo un movie praticamente. Sì, è. Un horror movie. Sì, è classico, immaginati, non dico scary movie, però non ci andiamo neanche troppo lontani. Va bene. Di che cosa parla? Viaggio al centro della Terra, cose che incontra. Alla fine incontra, se non ricordo male. Aspetta, ti è saltato l'audio, ripeti? Viaggio al centro della Terra, di cosa parla? Cosa incontrano? Anche i dinosauri. Allora, i dinosauri purtroppo sono un'esclusiva del film. Qui vediamo più che Ah, nel altro film. l'ittiosauro che combatte il. Non l'ittiosauro, il mosasauro che combatte il plesiosauro, ma a parte quello non. O era l'elasmosauro, non mi ricordo. Ma Oh, sono rettili marini, non sono dinosauri. dico meno male che non incontriamo i dinosauri perché so quanto Sì. sei esperto e quante scivolate potrei fare io No, come al in questo solito. caso ci starebbe pure, perché essendo un libro del 1800 qualcosa, lì non so che anno era, controllo al volo, ci sarebbero anche le varie cadute di tono in merito. Cos'è? Va bene, andiamo avanti. Quindi 1828. abbiamo scelto il libro, abbiamo scelto il genere letterario. Adesso dobbiamo andare a creare, vediamo un po'. Vabbè, intanto ci serve la fine della sessione, quando vogliamo finire la sessione. Serve un orario preciso perché proprio da manuale ti dice scegliere l'orario preciso e lì arriva la fine. Bisogna arrivare in quel momento lì. Mezzanotte? Mezzanotte. Mezzanotte in punto. Stacchiamo o vuoi staccare un po' prima che fai due chiacchiere di solito? Oh, ma Non di so come. norma non. Se vogliamo fare meno 10 minuti, giusto per chiudere, fare i saluti, conclusioni sulla nostra giocata, che ci possiamo stare. Dai, Tanto fai un non. quarto d'ora così la chiudiamo, Ok, quarto d'ora giusto? accademico, ci sta. Sì, che quello sarebbe prima, però va bene. Allora, fatto Dettagli. questo, dobbiamo decidere l'exhibit. L'exhibit, qualcosa del genere. L'incipit. No, la fine. Ah. Lo L'incipit è l'inizio, l'exhibit è la fine. so Quindi... adesso. Magari te... c'è scritto qua, non è... Ok. non lo sapevo neanche io prima. Va bene. E te che lo conosci meglio, Giorgio, Sì. cosa potrebbe essere? Dove ci potrebbe concludere il nostro viaggio? Qual è una scena che si vede alla fine? Vaga, anche. Tipo, arrivano, c'è il tramonto. A caso. Vediamo un Te po'. sai il libro, dicelo tu. Sto
non mi ricordo male, di solito c'è sempre con l'eruzione del Vesuvio. Sì. E quello è il film, mi ricordo, ma effettivamente dal libro dovrebbe finire così anche il libro, mi pare. Se mi ricordo bene. Noi non dobbiamo seguire la fine del libro, perché come ti dicevo prima, è un navigare attraverso. Le storie del libro vanno avanti, quindi potrebbero essersi evolute, quindi non so, essere arrivati nell'epoca steampunk o nel cyberpunk, o essersi mangiate tutte le risorse e essere tornati indietro. Lì lo decideremo poi mentre giochiamo. Beh, se è così, non so se te la sei recuperata, Giorgio, ma c'è anche una serie su Disney Plus del Viaggio al Centro della Terra. Se ho adesso. Lo recupererò, forse. È bella come serie. Molto carino. Ok, me la recupererò. E non sono neanche tanti episodi, quindi... No, allora non vale la pena. E dai, che il tempo corre. Contanto che il tempo corre, possiamo mettere come punto, bene o male... Puoi dire qualunque cosa, puoi dire che siamo in prigione, puoi dire che te, puoi dire che... E noi faremo di tutto per arrivare alle 12:15 in quel punto lì. Allora possiamo mettere che per quell'ora lì possiamo aver raggiunto la... I 16.000 iscritti, no. Non ci si può neanche iscrivere su questo canale, quindi siamo messi bene. Raggiungiamo la partnership e poi raggiungiamo anche i 16.000 iscritti, sì. Ma nel gioco, io stavo dicendo. Sì, nel gioco. Possiamo aver raggiunto la... Il mare interno, raggiungiamo bene o male l'area con i funghi giganti. Raggiungiamo questa enorme spiaggia con funghi giganti e simili. Quindi la nostra storia si concluderà in una spiaggia con dei funghi giganti. Sì. Ok, perfetto. Quindi noi a 12:45 dobbiamo concludere lì, quindi cerchiamo di manovrare i nostri personaggi per arrivare a quella cosa lì. Adesso c'è da decidere chi è lo scrittore per primo, che è il narratore, e il protagonista, che è il giocatore, che deve aprire la storia basandosi su una pagina del libro che abbiamo scelto. Quindi Viaggio al Centro della Terra. Ok, allora fammi qua aggiungere. Perfetto. E questo qui mettiamo maiuscolo PG. Protagonista, hai detto? Scrittore e protagonista. Sì. Esatto. Vado a controllare, ma penso sia giusto. Ok. Scrittore protagonista, giustissimo. Okay. Siamo a cavallo. Tiriamo a caso per vedere chi fa uno, chi fa l'altro. Va bene. Allora. Beh, comunque tu hai già fatto l'exhibit, quindi gli altri due ruoli toccano a noi. Ok, allora. Fare partire te come scrittore, che così impariamo. Okay. Sì, ci sta. Va bene. Mettiamo e dammi giusto l'infarinatura, Giorgio, come partirebbe allora Viaggio al Centro della Terra. Cioè, che cosa c'è? Perché io non ne so molto. Dammi una panoramica generale. Panoramica generale. Allora, mettiamola così. Ah no, cavolata, mi sono sbagliato. Devi aprire una pagina e dirmi cosa c'è scritto in quella pagina. Devi decidere destra o sinistra prima di aprire. Okay. E dirmi il numero della pagina. Destra. Sempre a destra, figa. Com'è? Non ho sentito un eco strana in sottofondo, vabbè. Pagina, una pagina a caso, hai detto? Sì, apri il libro a caso. Ok. Pagina 100, quella a destra, 161. Quindi 61, difficoltà 5. Sì. Quindi devo leggere la pagina?
Sì. Ah, io prendo 5 segnalibri, 2, 3, 4, 5, e li offro al protagonista. Intanto Ok. che tu leggi la pagina, io penso a come narrare l'introduzione, l'incipit, come dicevamo prima. Quindi segno 5 per il personaggio di... No, lo segni dopo, li prendo io Ok. così mi ricordo che è difficoltà 5. Quando lui ha finito la scena capiamo quanti ne ha usati. Ok. Ah, ok. Ok. Mi si sente intanto? Sì, bene. Il venerdì, dopo una notte durante la quale incominciai ad avvertire i primi tormenti della sete, il nostro gruppetto tornò ad addentrarsi tra le giravolte della galleria. Dopo 10 ore di marcia, mi accorsi che il riflesso delle nostre lampade sulle pareti andava notevolmente diminuendo. Il marmo, lo scisto, il calcare. Il gres delle muraglie cedevano il posto a un rivestimento scuro e opaco. A un certo momento, quando la galleria era divenuta ormai strettissima, mi appoggiai contro la parete e nel ritirare la mano vidi che era tutta nera. Ci trovavamo in un pieno giacimento carbonifero. Ma questa è una miniera di carbone, esclamai. Una miniera senza minatori, ribatté mio zio. E chissà. Lo so io, replicò seccamente il professore. Così come sono certo che questa galleria tracciata attraverso questi strati di carbone non è stata fatta da mano umana. A ogni modo, che sia o no de opera della natura, ha poca importanza. È ora di cena e ceniamo. Hans preparò qualche provvista che io toccai appena, bevendo invece avidamente le poche gocce d'acqua che costituivano la mia razione. Per dissettare tre uomini erano rimaste soltanto la borraccia ormai semivuota della guida. Dopo essersi rifocillato. Sufficiente, Com'è? sufficiente, non devi per forza leggere tutta la Ok, pagina. perfetto. Mi è venuto qualche idea, adesso vediamo come buttarla giù. Allora, Christian, il tuo personaggio si trova in queste grotte, appunto piene di questa polvere nera, dove abbiamo detto horror, giusto? Adesso 5 horror ti faccio sobbalzare. Tra l'altro, non l'ho detto prima perché mi sono scordato, ovviamente c'è sempre l'X card, ragazzi, lo dice anche il libro. Se avete cose che non volete vedere, chiaramente fermatemi e cambiamo, senza nessunissimo problema. Va bene per ora la grotta nera? Ok. No, va bene. Allora, dicevo, si trova in questa grotta nera, dove lo spazio angusto piano piano va sempre a stringersi, fino a che per proseguire ti vedi costretto a inginocchiarti e andare a carponi. Questa galleria sembra non finire mai, neanche ti ricordi quando hai cominciato a intraprendere questo passo per arrivare chissà dove, poi richiamato da questo viaggio al centro della Terra. Le pareti, oltre che a stringersi, si fanno anche più calde e soffocanti. La sete ormai è quasi arrivata ad essere insostenibile. Quando all'improvviso, in fondo a queste grotte di minatori, apparentemente senza minatori, si iniziano a sentire delle voci, forse dei minatori o forse qualcos'altro.
Allora, io ti ho settato la scena, adesso tu puoi descrivere il tuo personaggio e che cosa fa. Adesso c'è il... Io narrerò normalmente, come se fossi un master classico. Se vai avanti posso introdurre cose, ma anche Giorgio potrà farlo. Quindi potrebbe improvvisarsi un PNG e fare delle cose. Considera, Giorgio, che siamo a difficoltà 5 su 9, quindi okay, deve essere una prova abbastanza dura. Come dicevo prima, intanto che Christian pensa e intanto che giochi, me lo dici poi quando ne hai la certezza, puoi decidere di fare un successo, quindi questo è tutto narrativo, non c'è alea in questo gioco, un successo, e quindi metterai 5 segnalibri all'interno del tuo libro, e altrimenti puoi fare un successo ma, quindi togliere da uno e dovrai spiegarci il perché, che cosa succede, cos'è questo ma, uno facile, due medio, tre difficile, grave, leggero, medio e grave, scusate, e altrimenti fare un fallimento, ovvero toglierne più di tre. E ci dici te quanti ne togli. Considera che ognuno che togli fa scorrere avanti il segnalibro della fine, e tipo, ho contato prima, sono tipo 28 passi che deve fare, e dopo andiamo incontro alla fine peggiore che potrebbe succedere. Quindi ci descrivi, dicevo, il tuo personaggio in base al tuo libro, puoi aprire il libro a caso o scegliere una pagina che ti piace, e quello diventa il tuo potere che hai in quel momento per risolvere la situazione, che al momento non c'è neanche niente da risolvere, se non che stai soffocando. Quindi, cioè, devo descrivere praticamente il personaggio del libro, che può essere, nel senso, nel mio caso, visto che ho scelto Sherlock Holmes, può essere Sherlock Holmes o Watson, per dire. Allora, teoricamente, come dicevo anche prima in pre-show, il personaggio che andiamo a interpretare saremmo noi stessi. Però io lo giocherei più come personaggio X, che è influenzato dal suo libro base, però puoi anche essere tu influenzato dal tuo libro. Vedi te come giocarlo. Io personalmente non amo giocare tanto me stesso, quindi per questo dico che questa cosa qua, però il libro ti dice così, ma non credo sia fondamentale. Nel dubbio, la polizia del GDR qua non c'è. Potrebbe c'è esserci nelle gallerie invece. Guarda che l'hanno fatta, la foto del tipo il rosso e l'orso gufo vestiti. Ci rendi scherzi, ma è un'ottima idea per un cosplay nel caso, ma ci pensiamo più avanti. Va bene, dai, concentriamoci che siamo in una sessione horror. Proviamo se c'è una musica adeguata, intanto che... Inventare cose proprio il mio forte. Come ti dicevo, se già vuoi aprire una pagina, ti dà l'ispirazione. Prendo un punto a caso. Pagina casuale. Puoi sceglierlo o prenderlo a caso? 6,55. No, il numero non ci interessa in questo caso. Perfetto. Perfetto. Devo leggere ad alta voce perché è una parte in cui descrive un assassino. Perfetto. Sì, giochi da più tempo di me online, quindi censura le parti che sai di dover censurare. No, guarda, da questo punto di vista vai tranquillo, su Twitch c'è anche di peggio, se è un assassino vai pure, non abbiamo problemi. Ho fatto di peggio su Hogwarts Legacy, lo sai. Io no, non lo so. No, Sakame, purtroppo.
Dai, dai. Vedrai. Leggi qua dice pure. praticamente la ferita riscontrata sul cadavere dello sfortunato veterano a forma di taglio dentellato e lunga circa 5 cm era stata prodotta da alla nuca. Evidentemente era stata causata da un colpo violento inferto con un'arma smussata. Non è stato difficile stabilire di che arma si trattasse. Sul pavimento presso il cadavere era posato un curioso bastone di legno duro intagliato con il manico d'osso. Quindi ormai la misfatto è fatto con teoricamente anche l'arma del delitto. Vado avanti, c'è bisogno di... ci dà già un indizio, hai un bastone d'osso, hai... personaggio 1800esco, diciamo, cos'è? Sherlock Holmes, cos'è? 1800, non mi ricordo. Sì. E quindi niente. Diciamo che mi ritrovo Carponi in questa grotta, visto che la grotta si restringe, con il mio bastone in legno e osso a strisciare piano piano cercando di trovare magari dell'acqua o qualcosa del genere, nonostante il come si dice l'ostilità dell'ambiente circostante. Quando ti avventuri più avanti, seguendo quelle voci, perché tu da bravo detective riesci a arrivare perfettamente dove sentivi quelle voci, le tue indagini ti portano fino qua, probabilmente è proprio un caso aperto che ti ha condotto da queste parti. E appena arrivi fuori da questo tunnel trovi un'altra galleria, un po' più grande stavolta, e sembra una sala d'attesa, una sala ristoro. E in questa sala io posso prendere anche elementi del tuo libro adesso che lo conosco, perché la tua storia in questo momento si sta intrecciando con la storia narrante. E quindi appena... Non l'avevi visto prima, ma appena guardi il tavolo... Prima no, eri sicuro che non ci fosse lì. Ma appena lo guardi, nuovamente, appare l'arma del delitto. Se vuoi fare. Tanto mi cerco di avvicinarmi piano piano guardandomi intorno, sperando che non ci sia sorprese strane. E cerco di valutare bene la stanza, perché essendo detective devo avere tutto sott'occhio. Improvvisamente senti uno scossone, la terra comincia a tremare, il pavimento inizia a staccarsi lentamente dalle quattro pareti che lo stanno tenendo su, e una piccola porta sembra essere la tua salvezza, a meno che tu non voglia tornare all'interno di quel tunnel così buio e sporco. La scena si fa molto più agitata e la difficoltà di 5 che ti metto, appunto, è che il pavimento sta crollando sotto di te dentro un fiume di lava, e potresti, se non sei veloce,
perdere per sempre l'indizio che ti porterebbe a risolvere il caso. Cosa vuoi fare? Risolvi? Risolvi ma? O perdi? Mi verrebbe cinque dire, sono... risolvo ma... 5 sono un bel numero, ne abbiamo 15, sarebbe un terzo delle nostre... Oddio. Quindi, cioè, per toglierne 5 dovrei fallire proprio brutalmente. Sì, cioè, dovresti tipo... carbonizzarti al limite quasi. Però questa è tutta a tua discrezione, devi deciderlo tu come... No, aspetta, finisci vado a controllare. Per finisci un po' alla Terminator, Terminator 2. Molto probabile. Dai, dai. Dire che comunque uno, diciamo un successo, ma no, allora non ti dovresti creare non dovresti crearti danni personali a meno che tu non voglia. Puoi farti qualche scottatura, ma non ti muore sicuramente il personaggio, si perdi semplicemente l'indizio se togli da 4 in su. Diciamo che io sono uno che non... cioè, facciamo finta che ci rientro anch'io dentro sta cosa qua. A me l'idea di non riuscire a risolvere il caso non mi piacerebbe, quindi... Il... Sfuggerebbe. Quindi il riuscire a prendere l'indizio ma che succeda qualcosa, perché comunque se c'è una stanza che sta, cioè il pavimento si sta cadendo giù, sicuramente non è una cosa facile da per arrivarci, quindi il massimo era con 3, giusto? Con 3 è un successo, ma fino a 3. 1, 2, 3. Successo, ma... Quanti ne togli? Io farei 3. Ah, togli diretti 3. Quindi metti due segnalibri sulla pagina che stai usando, e quella non la puoi più rileggere finché avrai questi due segnalibri all'interno di quella pagina. Però devi descriverci, in base alla pagina che hai letto, come risolvi questa situazione e qual è il ma. Possiamo crearlo anche tutti insieme, cioè nel senso dare suggerimenti, poi alla fine devi decidere tu. Potrebbe anche essere che tipo, te la butto lì, dimmi se ti piace, quando tu scappi, che immagino vai avanti in stanza, incontri un'altra vittima, quindi tu sei alle calcagna di questo assassino, ma lui ha proseguito il suo operato. Suo percorso e ha ucciso qualcuno, e siccome è tre dovrebbe essere magari qualcuno a cui magari conoscevi almeno. Questo però devi deciderlo tu.
essendo per fortuna personaggi di fantasia, magari la vittima è un poliziotto che stimavo, che mi aiutava nei vari casi, che magari era arrivato prima di me ad avvicinarsi alla soluzione, e quindi l'assassino l'ha fatto fuori prima che potesse dire chi fosse, insomma. Quindi ti piace? Tieni questa? Sì. Ok, allora Giorgio, metti due segnalini sotto il segnalino, due segnalibri sotto il segnalino di Christian. Ok. E Christian mette due segnalibri nella sua pagina. Visto che giochiamo online, bisogna farla doppia la cosa. Quindi tu riesci con caparbietà a prendere l'indizio, l'arma del delitto, e correre fuori da questa stanza che sta crollando. E solo che appena sei arrivato dall'altra parte, vedi che l'assassino ha proseguito con le sue uccisioni, mietendo un'altra vittima, ed è questo poliziotto che sapevi benissimo essere anche lui sul caso famigerato. La scena si chiude a nero. Adesso si apre una nuova pagina e si switchano i ruoli. Io farei a cerchio, ragazzi, se per voi va bene. Quindi tipo Christian dovrebbe essere il nuovo scrittore e Giorgio il nuovo protagonista. Ho spostato l'intero background invece che solo la scritta. È una musica molto horror questa qui, me la sto facendo sotto con questa musica che c'è adesso. Puoi ispirarti con questa, se vuoi. Okay. Molto ispiratorio. Quindi DM, eccolo qui, DM scrittore, PG protagonista, eccolo qua. E te, Christian, se non te la senti, passi. Tanto prima o poi deve toccare anche a me, quindi. No, non è obbligatorio, nel senso, basta che fai il protagonista. Se facciamo a giro, comunque... Su indiscrezione, mi dici tu... Se vuoi lo fai, se no no. L'obbligo, diciamo, è fare il protagonista, il master. Possiamo giustare essere io e Giorgio, se non te la senti, ma non è un problema. Stessa cosa vale anche per te, Giorgio. Certo. Cioè, anche se non abbiamo idee, in questo momento c'è un passo. Dai, tanto legge Giorgio. Sì, altra pagina a caso, tengo sempre il segnalino sulla pagina precedente, giusto? La pagina precedente non ci serve, in realtà. Okay. Che tiene il libro. Ok, buono a sapersi, così spreco meno segnapagina. E allora, pagina a caso. Capitolo 35. Ah, no, devo prima dire a destra o a sinistra. Sinistra. Pagina a caso. Pagina 240. 240, quindi 4. E qual è? Il nome di Groben, Porto Groben, farà un bellissimo effetto sulla carta. E vada per Porto Groben. Ecco come il ricordo della mia cara virlandese rimase indissolubilmente legato alla nostra avventurosa spedizione. Soffiava una brezza di nord-est e noi filavamo con il vento in poppa, velocissimi. Gli strati particolarmente densi di quell'atmosfera avevano una spinta considerevole e agivano sulla vela come un potente ventilatore. In capo a un'ora mio zio aveva già potuto rendersi conto della nostra velocità. Se seguiremo di questo passo, osservò, compieremo almeno 30 leghe in 24 ore e non tarderemo ad avvistare le sponde opposte. Senza rispondergli andai a mettermi a prua. Già la costa settentrionale si abbassava all'orizzonte
e i due bracci della riva si allargavano quasi ad agevolare la nostra partenza. Davanti al mio sguardo si stendeva un mare sterminato e grosse nubi proiettavano rapidissime sulla superficie nostre ombre giallastre che parevano letteralmente pesare su quell'acqua livida. Fatto. Questa era la pagina. Intanto che Christian pensa, mi sono scordato di avvisarti di cambiare le pagine del manuale della fine. Ok. Di mettere avanti di 3, quindi arriviamo a 12-13. Ok. Ne abbiamo, dobbiamo arrivare tipo... Però se non ho contato male sono tipo 28 fallimenti. Cioè 28 segnalini, segnalibri che non mettiamo nel nostro libro. Ok, intanto segno anche quelle che sono state le nostre tappe finora. Abbiamo avuto la grotta. Adesso vediamo un po' cosa avremo a disposizione. Vabbè, da quello che hai letto ti... Sei in mezzo al mare, quindi. Praticamente dovrei. Ma quale hai letto, cioè, devo Giorgio? Collegarla. Come? Ho letto sempre Viaggio al centro della Terra. Era lì che dovevo prendere. Okay. Pensavo avessi sbagliato. No, tipo, no, è che c'è il mare interno anche in Viaggio al centro della Terra. Ah, ok. Perfetto, allora ti viene ad hoc col posto. Tuo. Grande. Ok, quindi sono in mezzo al mare. Ma deve essere collegato con la scena prima o indifferente? La storia è unica, però non è detto che i nostri personaggi si debbano incontrare. Ok, quindi può anche cioè, essere un pezzo siccome separato. Io ho introdotto che c'è un assassino che non c'entra niente con il viaggio al centro della Terra. E siccome le nostre storie si stanno mischiando, potrebbe essere lì anche lui per lo stesso motivo. Dobbiamo capirlo. Ok. Tanto teoricamente, è il viaggio, teoricamente è il viaggio al centro della Terra che crea il problema, però... Ormai siamo partiti dall'assassino. Le cose si mischiano, credo che sia consentito nel gioco. Ok. Anche perché non so che cosa potrebbe creare di problemi. Il viaggio al centro della Terra. Papà. Ok, quindi ma ci sta che un assassino posso fare spoiler perché se Giorgio deve guardarsi la serie c'è un possibile problema al centro della Terra, però. E allora, formalmente al centro della Terra che problemi ci possono essere? Caldo assurdo, creature preistoriche, giganti che si pensano vivere nel sottoterra e funghi gigantromici. Problemi elettromagnetici. Anche. Andiamo avanti. Okay. Magari questo assassino sta andando lì per scatenare terremoti in tutto il mondo. Non lo sappiamo, bisogna vedere. La storia ce lo dirà. Intanto, io tutto sono su una... Io sono descrivi. Su una nave, quindi. Sono sul mare. Sì, però mi deve dare l'introduzione, Christian. Ok. Introduzione. Quindi, la situazione è una barca in mezzo al mare. Ok. Direi che siete almeno in 3 persone. Ok. E da quello che hai letto sembra una specie di imbarcazione a vela spinta dal vento. Ok. Quindi... per qualche motivo sottoterra c'è anche del vento. Ebbene. Per il momento sembra filare tutto quanto liscio, ma nell'ultima parte hai detto che si intravedevano delle nuvole, della nebbia sì. All'orizzonte.
che potrebbero in qualche modo, visto che c'è il vento che a livello dell'acqua vi spinge verso le nuvole, potrebbe fare, c'è il, come dire, effetto mulinello sulla parete in fondo, e quindi spostarvi le nuvole molto velocemente verso di voi. Quindi tipo rischio consiglio, okay. Adesso gli fai introdurre il personaggio e dopo gli priazzi il problema che ha questa scena, che ti ricordo deve essere 4 di difficoltà, 4 su 9. Ok, quindi difficile, non esageratamente, ma difficile. Il mio personaggio, diciamo che è un questo posso dire navigatore, lì è un mozzo con ormai è qui in questi mari già da diverso tempo, sa, cercando un modo di, è venuto qui in spedizione, sta cercando un modo per uscire fuori da questo mare di me, trovare una soluzione per viaggiare fuori da questo posto, quando si trova in questa situazione qua. Quindi abbiamo, cosa vedo? Vedo queste nubi, vedo questo vento che mi porta verso queste nubi qua, giusto? Ok. E ora faccio segno al capitano. Capitano, la nostra imbarcazione sta virando in questa direzione qua. È sicuro? Non è che rischiamo di intercorrere in una tempesta o qualcosa di ancora peggio? Prendo una parte dal libro. O vedo prima il problema. Se vuoi puoi chiamarmi in causa a me come PNG. Ok. Telefono c'è. Okay. Dico, se tipo tu stai parlando, adesso puoi rispondere te come capitano. E se hai in mente di far entrare un altro PNG per non star lì a parlare solo, puoi farlo interpretare a me. Ah, ok. Che in questo momento sono fuori dalla scena. Oddio, sinceramente non so neanche come cosa anche perché la situazione è così assurda da pensare, quindi non ho idea neanche di come potrebbe pensare un capitano in un mare che non dovrebbe esistere. Ma tu considera che sei un capitano in un mare che non dovrebbe esistere, quindi è normale. Ti è saltato l'audio almeno 4 volte. È un capitano, come hai detto te, in un mare che non esiste, nel centro della terra, quindi non può essere troppo normale. Cioè, immaginati un ACAB che va a rischiare il tutto per tutto per la Balena Bianca. Cioè, ha un obiettivo questo capitano che nessuno può comprendere e va avanti nonostante una tempesta, che ne so, una cosa del genere. Fagli sopravvivere il personaggio di Giorgio a una tempesta, fagli arrivare quello che vuoi. Fai arrivare un mare di tonni che cerca di ribaltarlo. È totalmente libero questo. Adesso non mi ricordo cosa abbia letto di preciso Giorgio prima, però se tu te lo ricordi. Sostanzialmente siamo appena usciti da questa... Aspetta, ho segnato la pagina. Siamo appena usciti da questo porto rinominato Porto Grauben. E il vento di questa strana atmosfera ci spinge più velocemente del solito e vediamo queste nubi formarsi in cielo. Riassunto, questo è quello che vediamo. Magari c'è l'assassino che lo sta inseguendo e magari è anche un mago che sta governando le nuvole. Decide di decidere tutto quello che vuoi, è totalmente libero questo gioco. Chiaramente cerchiamo di attenerci alle narrative che abbiamo.
e devi dargli una difficoltà da 4. Allora, mi viene da dire che siete partiti già da un po' da quel porto lì, quindi durante la traversata, che sembrava tanto tranquilla, non riuscite a capire cosa sia, ma sta arrivando qualcosa da dietro. E per forza di cose dovete andare verso la tempesta per riuscire a non venire, non so, ribaltati o disarcionati dalla barca, insomma, okay, da questa cosa che vi sta inseguendo. Quindi sì, andate verso una tempesta, ma c'avete dietro un qualcosa che non avete, è peggio della tempesta. Non avete modo di sapere quanto sia più pericoloso di una tempesta. Fatto sta che il mare non credo sia così tanto tranquillo farci il bagno, quindi anche che fosse... Okay. Vai Giorgio, leggiti un pezzo e dici come risolvi la situazione. Andiamo, pagina casuale. Il Nautilus. Il capitano si avviò. Io lo seguì. In fondo alla sala una doppia porta si aprì ed entrai in una camera delle stesse dimensioni di quella che avevo appena lasciato. Era una biblioteca, su alti mobili in palissandro nero, con incrostazioni di rame e larghi piani. Vi era una grande quantità di libri, tutti ugualmente rilegati. Le pareti della sala ne rimanevano addirittura coperte, e gli scaffali terminavano nel basso in ampi divani tappezzati di cuoio marrone, dalle curve morbide e riposanti. Alcuni leggii mobili non sto a leggere tutta la descrizione di sta sala. Al centro si ergeva. Ok. E l'armonioso insieme era illuminato dalla luce elettrica irradiata da 4 lampade smerigliate infisse nella volta del soffitto. Ammirai sinceramente la stanza con il mio disposto e quasi non potevo credere ai miei occhi. Capitano, dissi all'ospite che si era seduto su un divano, ma questa è una biblioteca che farebbe onore a più di un palazzo del continente, e mi sorprende che possiate portarvela in fondo al mare. Utilità nei confronti di una qualche bestia marina pari a 0. E mi rivolgo al capitano, che immagino stia veleggiando all'interno di questa sua biblioteca cercando libri così via, su cosa fare in merito a questa situazione di qua, e dico: capitano, ormai ci stanno raggiungendo, la tempesta si approssima a noi, propongo di lanciare in faccia quella creatura tutti i libri che abbiamo e di distanziarli in questa maniera. Cosa? Sei un bibliomante che vuole lanciare dei libri? Sei pazzo? Non sono il mio libro. Posso avere discriminazione nei confronti degli altri libri. Oddio, che assassino. Va bene, come vuoi. Sono delle copie pirata. Sto facendo un favore. Giusto, sei su un veliero pirata. Tutto torna. Io pensavo che tiravi giù i libri e gli tiravi le librerie. No, i libri sono più efficienti. Sai quanto costa e quanto pesa una libreria di palissandro? Quella me la rivendo. Adesso, per aiutare Christian a decidere cosa risponderà il capitano, devi decidere quanti segnalibri metterai nel tuo libro. Se ce li metti tutti e 4, la tua scena avrà successo. Se ne togli da 1 a 3 avrà un successo, ma se li togli tutti e 4 sarà un fallimento. Intanto metto il segnalibro qua sulla pagina, così ci abbiamo bella segnata. E direi... Quanto sono belli questi segnalibri in una sessione horror? Ad hoc.
quasi quanto direttamente i miei post-it gialli, perché non ho voglia di prendermi i segnalibri che sono dall'altra parte. E direi tutti e quattro. Svuoto il caricatore, ovvero la libreria. In faccia non a qualsiasi... ho capito, li metti tutti nel tuo libro? Li metto tutti nel libro. Hai un successo, quindi. Giusto? Li metti tutti nel tuo libro. Ok, hai successo. Prego, Christian, descrivici il successo di Giorgio. Christian? È una scena comica da pensarci, però. Non è tanto horror. Come vuoi, sta lanciando dei libri addosso qualcosa di ignoto. Un trucco per renderla horror. Ci aggiungi a mare in tempesta, fulmini, un paio di inquadrature negli occhi, occhio da bestia, occhio del capitano, e vai che diventa subito horror. In realtà pensavo a tutta la ciurma che è praticamente come le scene quando c'hanno la barca che sta affondando e cominciano a fare la catena umana per vuotare con i secchi l'acqua da dentro la barca. Immagino questi qui che si passano i libri e c'è il capitano in fondo che li prende e li lancia di taglio verso questa creatura che non sapete bene cos'è, perché il mare non è proprio limpido. Poi con la tempesta che si sta muovendo, c'è il mare che fa alzare la nave, quindi non avete proprio una visione bellissima, buona di quello che vi segue. E quindi c'è praticamente effetto mitragliatore, però con i libri pirata. È un po' a malincuore, perché cioè, comunque anche se sono piratati quei libri lì, un certo valore ce l'hanno. Si sentono che urlano i libri, le storie dei libri. Questo urlo urlano costante il sapere potere strani. E via questi libri giù in testa al bestio. Ok, perfetto. Allora metti 4 sotto il tuo token nell'online. Sì, fatto. E poi tocca a te fare lo scrittore. Ok, il protagonista in questo caso sarà nostro Christian, giusto? No, sono io. Ah, sì. Sei tu il giusto? Il G. Sì, giusto. No, è giusto. Avrai un po' di cose da fare. Devi spostare Il coso li ho spostati. Qua è a posto. Prendo un libro, pagina a caso. Destra o sinistra? Giusto. Destra. Ci limitiamo da fare battute e segniamo la pagina. Pagina 77. Special. 77. Top. Scena tranquilla. Chi meglio dei 3 porcellini potrebbero farlo? Una scena tranquilla. Mamma mia, 77, praticamente svuotiamo tutto. Abbiamo 6. Diventa la sessione infinita. Va bene, scena chill. Leggi un po' quello che viene e fai una scena chill. Ok. E speravo di incontrare anch'io Kraken assassino, invece niente. Quel modesto scienziato parlava soltanto l'islandese e il latino. Venne a offrirmi i suoi servigi nella lingua di Oranzio e io intuì subito che eravamo fatti per intenderci. Fu infatti la sola persona con la quale fu possibile intrattenermi durante il mio soggiorno in Islanda. Di 3 stanze nelle quali si componeva la sua casa, quell'ottimo uomo ne mise a nostra disposizione 2. E di lì a poco vi ci sistemammo coi nostri bagagli
il cui numero stupì un poco gli abitanti di Reykjavik. Bene, Axel, mi annuncia mio zio, tutto soddisfatto. Andiamo magnificamente, il più è fatto. Come il più è fatto? Protestai. Si capisce adesso, non ci resta che scendere. Se la prendi così non ti so dar torto, ma dopo tutto, una volta scesi, bisognerà pur risalire, spero. Oh, questo non mi preoccupa affatto. Vediamo un po', non c'è tempo da perdere. Io mi recherò subito in biblioteca. Chissà che non vi trovi qualche manoscritto di Saknussemm. Sarei proprio felice di poterlo consultare. Io allora nel frattempo andrò a visitare la città. Non vorresti fare altrettanto? Oh, la cosa non mi attira proprio. Quel che mi interessa in Islanda non sta sopra, ma sotto. Ok. Cambiamo la pagina, mettiamo questa pagina qui. Questo libro lo mettiamo di qua che non ci serve adesso. E questo. Perfetto. Allora, ti ritrovi nella ridente per nulla sperduta città di Reykjavik, una delle città simbolo dell'Islanda. Se non la, non mi pare fosse la capitale, ma potrebbe essere la capitale, non sono sicuro. E non mi ricordo così bene il libro. E basso un po' il volume della musica, che è un po' alto qua. E per l'appunto, la città è classica, una classica città 1800esca, però essendo comunque Islanda e così via, sono poche baracche bene o male messe in questa specie di croce. C'è un crocevia classico da quasi città western, con poche case, un paio di fabbriche, un bar, una biblioteca, molte abitazioni qua e là, di cui quella in cui hai soggiornato negli ultimi giorni. Dimmi però la cosa più importante: la casa in cui soggiorni è di legno, è di mattoni o è di paglia? Guarda, ho aperto sulla paglia. Perfetto. Allora, non ho capito sinceramente però cosa... Sei al centro di questa città, stai andando in visita. È il classico momento shopping nei GDR. Quel momento che tutti noi master vogliamo evitare perché non porta avanti la trama. Adesso deve essere per forza così. Allora, quindi sono arrivati in questa cittadina dove non capisco il linguaggio, giusto? Sì. Almeno se tu per caso non sei l'islandese, non lo so, un po' particolare come linguaggio. No, beh, il pezzo che hai letto diceva non si capiva perché era un'altra lingua. Ah, beh, sì, sì. Manteniamo questo tratto, questa cosa, esatto. E allora, il mio personaggio innanzitutto, vabbè, è con le bratelle, la salpette da tipo classica da porcellino, ed è grasso, è abbastanza in carne, si dice. Sì. E sta girando da parte cercando informazioni, però purtroppo non conoscendo lo svedese, no, cosa che è, sì, svedese. Non riesce a trovarle. C'ha foto di questo dei suoi due amici, di Giorgio e Kristen. Avete visto queste cose qui? E solo che non riesce a trovarle. Proprio in una situazione, si è perso in questo momento. È una situazione positiva perché comunque per la tenerezza che hanno i porcellini è meglio che non vadano nelle situazioni che si sono trovati gli altri due. Quindi vedete questo personaggio che dite, boh, ma ce la farà ad affrontare un'avventura? Non so. Però lui sta lì tranquillo, che gira, sta chiedendo informazioni. Alla fine gli viene un po' fame
e va verso qualcosa che possa sfamarlo, no? E anzi no, sta cercando informazioni, che ho letto ci sta così. Allora, una notte il lupo dal bosco vicino arrivò alla radura. Sento odore di porcellini teneri. Scommetto che me li mangerò tutti prima dell'alba. Si avvicinò alla casa di paglia e bussò educatamente. Buongiorno, signor porcellino. Mi fa vedere la sua bella casa? Domandò gentile il lupo. E poi c'è la risposta che lo manda via. Quindi dimmi te, secondo me, per quanto sia una scena tranquilla, siamo pur sempre in un horror, e quindi mi avvicinerei, o una persona si avvicina a me, ma è la persona sbagliata, quindi... Non ti preoccupare, ho la gestione dell'evento nel caso. Tu dimmi, il tuo personaggio, che obiettivo c'ha al momento attuale? Qual è il suo scopo? Sto cercando informazioni. Ok. E sono in una città dove non so la lingua. Ok. Informazioni che ti chiedo, mi appoggio alla persona sbagliata. Ok, informazioni che ti chiedo. Che edificio ti trovi? Un edificio di paglia. Ok, ma che ruolo ha? Tipo, per esempio, è un ristorante, una biblioteca, un emporio? Dimmi tu. Ti prendo queste informazioni qui e da qui ti mando. Avevi citato nuovamente la biblioteca. Ok. Essendo bibliomante, vado in biblioteca per cercare informazioni. In questa bellissima biblioteca di paglia sono molto attirato. Questa biblioteca, probabilmente una biblioteca temporanea. Sì, vedi questo signore abbastanza anziano, ma comunque che si presta bene, con questa brutta cicatrice a un occhio, tipo... come se gli avessero calato un occhio, con il segno tipo di un'artigliata, che con uno sguardo un po' sgranato dice: ah, abbiamo un ospite qua. Cioè, lui, questo è quello che capiscono i giocatori, ma immaginate lui che parla nella sua lingua, sottotitoli che dicono questo: ah, abbiamo un ospite qua, che cosa desidera, mio piccolo amico? Che nella tua lingua è qualcosa di misto islandese, per te incomprensibile. Dalle gestualità ti sembra invitare ad entrare all'interno dell'edificio. Inizio a parlare. Ti è saltato l'audio. Praticamente gli dico, non capendo cosa mi dice, stavo cercando, e cito i vostri due libri, quindi Sherlock Holmes e Viaggio... No, se 7.000 leghe sotto i mari, per vedere se vi trovo. Possiamo anche chiudere qua, tanto non ha rilevanza questa scena. Ok. E dice: ah, sì, bene. So dove poterti mandare. Non è una roba del genere. Cioè, ti indica molto a gesti e ti indica di entrare con lui. Ti tiene, tra virgolette, per le spalle e ti fa entrare all'interno di questo edificio. Luce della porta, dell'ingresso, che non ci fa vedere bene dall'altra parte. Voi entrate, cambio scena. Ok, quindi svuotiamo il caricatore, togliete i segnalibri dai vostri libri e praticamente abbiamo ricominciato la sessione. Cioè, siamo full. Perfetto. Il libro rimane a 12-13. Sì, quello sì. Ok. Quindi abbiamo visto il mare. Vado a controllare per sicurezza, ma cioè, sarebbe troppo sgravo se... E ti dico destra o sinistra che leggi di nuovo? Sì, aspetta, adesso
Adesso il DM dovresti essere te e il PG è Christian, giusto? Sì, a meno che non vogliamo girare il giro. Ditemi voi. No, per me vabbè. Quindi come facciamo? Io faccio lo scrittore e Giorgio il giocatore, Christian lo scrittore e io di nuovo il giocatore. Va bene, nel caso a me va bene. Se no facciamo scegliere vuoi i dadi. Fare, Christian? No, no, va bene. Va bene cosa? Va bene, tiro un dado. Pari uno, dispari là. Allora, pari invertiamo, dispari teniamo il giro. Ok. Dispari. Cosa avevo detto, dispari? Teniamo il giro. Ok. Vai, io ti dico sinistra. Allora, sinistra, adesso il protagonista è cane, giusto? Sì. Allora, mettiamo questo qui. Mettiamo. E avviso che manca mezz'ora che dobbiamo arrivare alla spiaggia di fuori. Andrei sono a metà strada. E allora, hai detto sinistra, giusto? Sì. Ok. Togliamo questo segnalibro qua. Riprendendo la discesa, l'indomani, martedì 30 giugno, alle ore 6, quando il soft air alle 6, soft air alle 6, questa era una battuta del piffero, e continuava a seguire la galleria di lava, vera rampa naturale, dolce come quei piani inclinati che ancora oggi nelle vecchie case sostituiscono le scale. Seguitammo a questo modo sino alle 12 e 17 minuti, sino all'istante preciso, cioè in cui raggiungemmo Hans, il quale nel frattempo si era fermato. «Ah!» esclamò mio zio. «Siamo arrivati alla fine del cammino!» Mi guardai intorno. Ci trovavamo al centro di un crocchio nel quale convergevano due strade, entrambe buie e anguste. Qual ci sarebbe convenuto prendere? Ecco il problema. Mio zio però, senza esitare, né davanti a me né davanti alla guida, indicò la galleria a oriente, dove ben presto ci infilammo tutti e tre. Del resto, un dubbio qualsiasi dinanzi a quel duplice processo si sarebbe prolungato all'infinito, non essendovi inizio di sorta che potesse indurci a scegliere tra l'una e l'altra. Bisognava in tutti i modi affidarsi al caso. Pagina 152, quindi 3. Giungendo al di là della porta, dopo aver visto il tuo collega steso al suolo, davanti ti si parano nuove gallerie. Questa volta le scelte sono multiple e non sai bene da dove, ma una voce dice: siamo giunti. Cos'è che diceva il libro? Siamo giunti ormai alla fine della discesa. Quindi sì. questi tunnel che vanno verso il basso, e da uno di questi tunnel senti: siamo giunti ormai alla fine della discesa. Riuscirai a trovarmi e risolvere il caso, o potrò continuare a uccidere indisturbato? A te la scelta, Sherlock. E quindi scena tranquilla, hai un 3 di difficoltà, devi solo imboccare la scelta giusta, la galleria giusta.
quale vuoi, la porta numero 1, la porta 2 o la porta numero 3? Vediamo se Giorgio coglie la citazione, che è l'uomo delle citazioni. Io avrei fatto invece una citazione direttamente al primo Shrek. Prendi la... era la... la signorina numero 1, signorina numero 2, signorina numero 3. La scapolottina, esatto. No, io stavo citando Mike Buongiorno. Forse... ah, beh, no, per il Mike Buongiorno... Era un po' diverso l'accento. Per il Mike Buongiorno mi dovevi fare la numero 1, la numero 2 o la numero 3. Allora forse ho sbagliato io l'accento, scusatemi. Va bene, comunque, hai 3 scelte. E dovrai leggere qualche cosa dal tuo libro per vedere cosa... cosa ti può aiutare. Tan, ho aperto tan, tan, uno spiraglio tan, di luce. Ci sta. Mamma mia, come si stanno incastrando queste cose. Funziona da Dio sto gioco. Va molto fortuna. Però hai capito, alla fine trovi un senso a tutto. È un po' come il gioco dei complottisti. Non lo conosco il gioco dei complottisti. No, non è un gioco che esiste, cioè è un po' come... Ah, è come i complottisti che trovano sempre un modo per darsi ragione. Ah, okay. Parlando di giochi, non ho fatto il collegamento. Scusa, ho gioco di parole sbagliato. No, è anche un problema mio. Vado troppo sul letterale, quindi... Vai, leggici la parte. Allora, i 3 poliziotti avevano molti argomenti sui quali discutere, perciò me ne ritornai solo alle nostre più che modeste stanze della locanda del villaggio. Prima però volli fare una passeggiatina nel bizzarro giardino antico che fiancheggiava la casa. E cingevano tutto attorno file di tassi vecchissimi ritagliati in fogge strane. Quindi nel sottosuolo la stanza con poliziotti. Allora ce l'ho. Ci sono nella tua testa delle voci. Una è la voce, ormai stando qua sotto ti manca un po', stai bevendo poco, no? Come dicevamo all'inizio. E quindi inizi a vedere delle visioni. Uno è il poliziotto che è morto nella tua stessa stanza. Però adesso sembra vivo, però se ti giri indietro c'è il suo cadavere, quindi è tipo un fantasma, no? E che ti dice qualcosa. Bene? Allora, ce la facciamo a risolvere il mio omicidio? E poi ne appare un altro e fa, sì, proprio come ha risolto il mio. E un altro fa, beh, dai ragazzi, dategli un po' di tempo, il mio alla fine l'ha risolto. E quindi sono questi 3 poliziotti che, volendo, ti puoi appoggiare su di loro per risolvere la situazione. Ti piace? Sì. Stai un po' svalvolando, sì. Beh, ci sta Sherlock, alla fine un po' così, Sherlock gli manca un po' la morfina, allora. Sì, serviva un po' più il caldo. Quindi... cosa fai? Per arrivare alla fine del libro dovrei prenderli tutti e 3 e avere successo direttamente, o... Se li prendi tutti e 3 è una scena che hai successo, altrimenti puoi toglierne da 1 a 3 per avere un successo ma. E le pagine del libro andranno avanti, non credo che arriveremo alla fine, quindi qualunque cosa tu faccia, vabbè, cioè abbiamo 0 segnalibri. E il libro non è neanche a metà, quindi cioè vai tranquillo, fai quello che vuoi senza starti a calcolare troppo. Come ti immagini che vada avanti la storia, fallo. Se ti piace che vada avanti, bene. Se ti piace che rimani indietro, va bene lo stesso. Sappi che fra mezz'oretta scarsa dobbiamo ritrovarci nell'isola di funghi. Vai tranquillo. Sei come quegli editori, quei fumettisti che lavorano per gli editori di manga,
a cui gli hanno tagliato i fondi, di conseguenza sai che non potrei arrivare al finale che avevi pensato, quindi stai andando a chiudere bene o male tutte le sottotrame prima in versione anticipata. O quello. Esatto. Comunque questo è, sappiamo sicuramente che è il tuo ultimo turno, non sappiamo neanche se... Vai. A meno che non corriamo. Corri, corri. Ah, niente, allora... Facciamo che prendo il successo, quindi mi rivolgo ai tre poliziotti come se fossero vivi, poi ci parlo, che ormai non sto distinguendo più tanto le cose vere dalle cose non vere. E gli dico, beh, se uniamo le forze arriviamo in fondo a questa storia e becchiamo l'autore di questi misfatti. Sì, loro iniziano a parlottare, a dire cose, a parlarsi solo. Ti dicono praticamente tutte le cose che hai visto nei loro casi, quindi gli errori che hai fatto che non rifarai, o le cose giuste che hai fatto quindi da rifare, e alla fine scopri che la via centrale, cioè loro non te lo dicono palesemente, sai che i fantasmi per parlano un po', fanno il processo maieutica, no? Di Socrate, non ti dicono loro la verità, ti fanno capire la verità in maniera che tu la sviluppi, esatto, per conto tuo. Anche perché in realtà sono nella tua mente, quindi è la soluzione. E quindi loro parlottano, dici tu che alla fine che soluzione trovi. E lì si concluderà la scena. Cosa dicono che ti dà la scintilla che ti fa prendere una delle tre direzioni? L'odore di funghi bagnati dalla salsedine. Beh, appunto, diciamo che visto che c'è il titolo Uno spiraglio di luce, c'è tra i discorsi che fanno praticamente è come se vedessi una delle porte che fosse leggermente socchiusa, o se sono tutte chiuse magari c'ha la toppa della chiave di quelle antiche, visto che siamo nell'Ottocento, quindi c'ha proprio la chiave grossa, e da questa toppa della chiave c'è uno spiraglio di luce che mi porta verso l'esterno, verso dove dovrebbe essere l'unica possibilità per proseguire la strada, diciamo. Quindi al contrario di prima, che si è chiuso in nero, tu intraprendi uno di questi tre tunnel e una luce accecante fa chiudere la scena. Mentre nel sottofondo, dietro, i poliziotti che stanno a discutere chi ha avuto la morte più cruenta. Ok. Switch ai personaggi ancora. Okay. So, Christian torna a essere lo scrittore, tu diventi il protagonista, scegliete una pagina e ricominciate così. Faccio un micro salto in bagno, intanto voi andate pure avanti, che sennò non ci arriviamo a fine sessione. Sistemo qua il tavolo e qui no. E qui no, ma che allora è questo, mi sposto solo questo, perfetto. Allora, pagina del libro a caso, per piacere non venire un doppio numero. 228. Sigillarie gigantesche, pelci arborescenti, alte come i pini delle massime latitudini,
lepidodendri dai fusti cilindrici, biforcati, terminanti in lunghe foglie e irti di aculei come mostruose piante grasse. Stupefacente, magnifico, splendido, seguitava a esclamare mio zio. Ecco, qui vive tutta la flora dell'era secondaria, dell'epoca di transizione. Ecco le modeste piante dei nostri giardini che si facevano alberi durante i primi giorni del globo. Guarda Axel, ammira. Mai botanico si è trovato a una simile festa. Hai ragione, zio. Si direbbe che la provvidenza abbia voluto conservare in questa serra immensa le piante antidiluviane, che l'intuito degli scienziati ha ricostruito con incredibile esattezza. È vero, figliolo, è proprio una serra, ma forse sarai ancora più esatto, soggiungendo che probabilmente è anche uno zoo. Uno zoo? Ne sono sicuro. Osserva queste polvere che abbiamo sotto i piedi, queste ossa sparse per terra. Ma è vero, gridai. Certo, sono ossa di animali, antidiluviani. Mi ero precipitato su questi resti millenari, fatti di una sostanza minerale indistruttibile. Senza esitare, diedi un nome a quelle ossa gigantesche che parevano i tronchi di alberi disseccati. Ecco la mascella inferiore del mastodonte. Quelli sono i molari del dinoterio e quello è un femore che può... Vado giusto all'altra pagina per chiudere questo dialogo. Che può essere appartenuta soltanto al massimo degli animali, il megaterio. E qui si chiude. Se serve poi una consulenza su cavolo di piante e animali fossero, ci sono. Vabbè, diciamo che le piante, bene o male, sono abbastanza comprensibili. Però il megaterio non... Megaterio, immaginati il bradipo gigante. Ah, ok. Allora, se la memoria non mi inganna, quello dovrebbe essere il megaterio. Il mastodonte, invece, è il mammut. È un'altra specie di mammut. Controllo il volo megaterio, ma dovrebbe essere quello. Hai già letto la pagina? Sì, confermo. Megaterio era il... Orco Ken, non mi sono salvato la pagina. Mi sono salvato 228, la pagina, dimmi che mi sono salvato. 228. 228, sì. Comunque sì, confermo che il megaterio era il bradipo gigante. Cosa? Quindi una scena difficile 6. 6. Buona fortuna. Modifico qui. Allora, a me viene l'idea di una scena, però poi da mettere in mezzo l'era glaciale. Personaggi dell'era glaciale. Ecco. Beh, mettiamoci pure dentro un smilodonte, abbiamo il pacchetto completo. Dai, non c'entrano con la nostra storia. No, in realtà di base sì, megaterio è il bradipo gigante, mastodonte è il... No, il megaterio sì, dico... È il mammut gigante, ci metti dentro uno smilodonte e hai fatto il pacco completo. Dai. Ok. Dai che voglio giocare anch'io. Proviamo un quarto d'ora. A farla serio. Ok, ma facciamo stealth. E... Quindi, dove mi trovo? Allora, visto che eravate nel mare, siete riusciti ad approdare nella riva dove c'è questa foresta di felci giganti, tutte queste piante antidiluviane. E camminate sopra a delle ossa che sono appunto di un bradipo gigante, il mammut. Mammut strano. E quindi
vi sembra tutto tranquillo. Il problema è che praticamente queste ossa cominciano a vibrare. Ok. E praticamente prendono vita. E quindi cominciano ad alzarsi sia questo mammut che bradipo gigante. Ok. Questa meravigliosa foresta antidiluviana. Io sono lì. Qual è il rischio? In che senso, qual è il rischio? È che il bradipo gigante dovrebbe avere dei begli artiglioni. Sì. Il mammut, per quanto sia solo ossa, comunque pesa e può calpestare molto forte. Ok, io adesso mi accingo Quindi il rischio è personale che lui si faccia male e l'equipaggio muoia. Potrebbe essere che perda i compagni, perché visto che il personaggio principale non dovrebbe poter subire chissà che, c'è il rischio che tutto l'equipaggio venga perso in qualche modo. Nel senso, spiaccicato, artigliato, Sì, beh, lui può farsi potrebbe male, perdere. semplicemente che avanzerà comunque nella storia. Ok. Io mi Tanto accingo questo lo decide lui. adesso a leggere, anticipo che la mia prima reazione è non muovetevi, non possono vedere i nostri movimenti. La loro visione è basata sul movimento, non è vero, non è assolutamente vero, se mantenesco questa cosa ci rimaniamo secchi tutti, ma essendo un personaggio di 1800 può anche starci. 15, Non hanno gli occhi. cioè capitolo 15, pagina 125, che non ci serve a niente la pagina. Un invito per lettera. L'indomani, 9 novembre, mi destai dopo 12 ore di sonno. Secondo il solito. Consiglio, venne ad informarsi. Come avete passato la notte il signore? Ed offrirgli i suoi servigi. Qui è scritto in una maniera un po' strana, vabbè. Mentre l'amico canadese dormiva sodo, come chi non avesse mai fatto altro in vita propria. Lasciai che il bravo ragazzo chiacchierasse a suo piacere, senza dargli eccessiva retta. Ero molto preoccupato per l'assenza del capitano Nemo, il quale non si era visto durante la nostra seduta della veglia, e speravo di rivederlo oggi. Infilai in 448 i miei abiti di bisso, i quali suscitavano le riflessioni di consiglio. Gli spiegai che erano fabbricati con filamenti lucidi e morbidi, che mantengono attaccati agli scogli certi molluschi assai numerosi nelle coste mediterranee. In passato servivano a fare stoffe magnifiche, calze e guanti, essendo molto soffici e al tempo stesso produttori di calore. L'equipaggio del Nautilus poteva quindi vestirsi benissimo senza chiedere nulla né ai contonifici, né alle pecore, né ai banchi da seta delle terra. Allorché fui pronto, mi recai nel salone. Possiamo chiudere la pagina. Mettiamoci un segnalibro. Quindi avevi detto che era naufragato No, siamo dopo l'attacco approdati. di prima. Ah, siete approdati. Approdati in pace. Approdati, avete fatto una pausetta di 12 ore di sonno. Cioè, pausetta tattica, Beati 12 loro. ore sonno. Cosa fai allora? Hai 6 segnalibri. Allora, il capitano non si trova. 12 ore, ci siamo svegliati. Il capitano non lo vediamo. Lo andiamo a cercare. Andiamo a cercare il capitano. Le ossa si svegliano. Le ossa ci attaccano. Prendo un osso. Prendo un osso. Lo uso per svegliare il mio amico canadese. E sventolo l'osso per fare il segno. Ehi, 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 seguitemi, seguitemi.
mi faccio rincorrere e lancio l'osso contro una parte della foresta per fare in modo che seguano l'osso. Questa sia una citazione a Ian Malcolm, sia una citazione a una notte da museo. E direi 4. Togli 4, quindi è un fallimento. No, no, tengo 4, tolgo 2. Ne tieni 4, quindi togli 2. Ok. Perché non abbiamo più il capitano e abbiamo soltanto questo canadese mezzo sonnato che mi sta seguendo mentre faccio questa pazzia. Ok, quindi metti 4 sotto al tuo token, io mando, poi mandiamo avanti di 2, che tanto ormai è inutile, però lo facciamo per coerenza del gioco. Arriviamo a pagina 16-17. E Christian, se vuoi dare una conclusione. Numero 17, Drago Leviatano. Ok. Quindi è un successo, ma giusto? Sì. Esatto. Di 2. Quindi mediamente ma. Quindi tu con questo osso qua cominci a chiamare i tuoi compagni per farti seguire. Incominciate a scappare praticamente. Sì. E quando lanci l'osso per depistare un po' diciamo gli inseguitori scheletrici, mi viene da pensare che Bradico, per quanto lento nel seguire quest'osso, c'è presente Attack on Titan, che c'è il gigante che con le braccia a penzoloni, quando si gira prende, non so quanti compagni c'hai, però diciamo eravamo in 3 all'inizio: capitano, Tizio, io. Allora, Tizio prende il canadese. Canadese che stava ancora dormendo. Ryan Reynolds ci saluta. E te riesci con le gocce di sangue che arrivano in faccia a Giorgio, suo sguardo scandalizzato. Se vi piace, direi che non toccava a me concludere, mi piace. dai, ci sono con gli spruzzi di sangue. Abbiamo 5 minuti per la mia scena, dai. Ok, quindi il protagonista sei tu adesso e il DM sono io. Scrittore. Ok. Pagina. Al volissimo. Destra-sinistra. Destra. Una pagina vera, non un segnalibro. Allora, calcola pure, ragazzo mio. Facilissimo, dissi, allineando alcune cifre del mio taccuino. 9 volte 40 dà esattamente 360 metri di profondità. Giustissimo. Ebbene, in base alle mie osservazioni, non ci troviamo in questo momento a 3000 metri sotto il livello del mare. È possibilissimo, a meno che la matematica sia diventata un'opinione. I calcoli del professore erano esatti. Avevamo già superato di 1800 metri la massima profondità raggiungibile dall'uomo, quali le miniere di Kitzbühel nel Tirolo e quelle del Württemberg in Boemia. La temperatura che avrebbe dovuto essere simile a un livello di 81 gradi era di 15 appena. Ciò mi dava molto da riflettere. Io mi sono fogonato. Dimmi la pagina. Sono fogonato. 151. Testa, vediamo se... 151. 4. Di 4.
È difficilotta anche questa. Allora. Non estremamente, perché meno di metà. Allora, tu hai parlato per molto tempo con Tizio Wolf lì che ti ha spiegato più o meno. Non c'era da fidarsi questo qui perché ti diceva di andare in una direzione. Tu all'inizio ci sei andato, hai Si chiama capito. Wolf. Wolf, che è il lupo. Wolf. E tu all'inizio hai seguito questa traccia qua, ma sei andato completamente fuori strada. Il valore era completamente errato. Ti sei infilato dentro questo tunnel, dentro questo vulcano. E ti sei sostanzialmente perso perché sei in questa passerella di, tra virgolette, di selce. E che razza di musica è? È quella di prima del circo, tipo, che hai detto che ti inquieta. Non è che mi inquietava, è che mi fa. Vabbè, ci sta, ok. Perché adesso ci sarò molto, molto da equilibrista. Perché tu stai pensando ai numeri, ai calcoli, dici, ma è impossibile. Secondo questi calcoli, io dovrei essere molto, molto più in profondità. Appena dici questo, senti crack. Uno dei tuoi piedi letteralmente affonda all'interno del terreno e senti il vuoto sotto di te, sotto il tuo piede. Capisci che questo terreno in cui stai camminando è estremamente sottile, quasi fosse una lastra di vetro. Ok, io sto andando verso le profondità, giusto? Secondo le indicazioni del signor Wolf. Sì. Sì. Ok, apro il mio libro. Il secondo gridò: "La casa di paglia", e commentò: "Io farò qualcosa di più solido, a prova di lupo". Si addentrò un poco nel bosco e tornò con una fascina di legno. In un pomeriggio si costruì una capanna di legno molto carina e ospitale. E io decido di. Dai, tolgo un segnalino giusto per mettere un po' di pepe alla situazione, che tanto siamo alla fine, giusto per non concluderla happy friendly. E dico: "Ah, questo terreno è molto fragile, ma io ho la soluzione". Ovviamente da dietro la schiena si vede che ha questa catasta, gli appare questa catasta di legno e inizia a mettere giù questi legni formando una scala pioli. Devo raggiungere le profondità. E praticamente è stile proprio Minecraft, mentre scende da questa crepa che si è creata, costruisce le scale e cerca di arrivare giù. Si vedono praticamente queste fascine che continuano a crearsi, e lui prende e le mette sotto, sono in creative praticamente, e vado continuamente giù fino ad arrivare verso il fondo. Quindi Ok. uno lo tolgo, tre li metto, mi metti tre segnalini nel mio libro, mando avanti questa che arriva a 18-19 e poi dimmi tu un finale, ma adesso È un devi narrarlo coso che ma oppure è un arriva. successo? È un successo, però adesso siamo arrivati a esattamente meno un quarto, quindi bisogna arrivare alla spiaggia con Ok. i funghi. Tu arrivi Quindi a. Ok, io dall'alto magari vedo no, cosa, c'ho quindi il finale. decidi tu. Tu stai facendo questo qua, ti accorgi scendendo giù, capisci che questo deve essere tipo il cammino di un vulcano. Arrivi giù, 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 100, 200, 300 metri. A un certo punto però ti accorgi che non hai più legna, A non voglia riesci più con a le scale. finire le scale. Però sotto di te vedi chilometri e chilometri di questo mare blu che sta centinaia e centinaia di metri sotto di te. E pensi, nell'acqua non c'è damage. Ti butti. Voli giù. Effettivamente non c'è danno da caduta nell'acqua.
Spec. Scusa. Porco cane, questa era brutta. E... riemergi dalle acque tipo l'ippopotamo di Madagascar 2. Nel mentre da una parte vedi queste gigantesche, questa bellissima spiaggia grigia, di questo color grigio, con questi funghi giganteschi. E da una parete, da un'insennatura, esce fuori Christian Sherlock con il suo cappello lì, che si fa guidare e dice: ah, finalmente ti ho trovato, elementare. Dall'altra parete invece esce fuori, tutto impergolato di sangue, di sudore, madre di sangue, il Giorgio Mozzo, con la lacrima agli occhi dopo aver visto l'incubo che gli circolava dietro. E dice: noi dobbiamo andarcene da questo inferno. Siete lì che pensate, parlate. Come? Io sono appena arrivato. E adesso noi ce ne andiamo. Siete lì che pensate un po' al come andare e come andarvene. Sul fondo vedete mare con questo tramonto, che non sapete neanche voi come ci faccia essere il tramonto al centro della Terra. Ci piace. A un certo punto, voi siete in lontananza vicino al mare, in primo piano sulla telecamera si vede sulla sabbia a terra un'impronta di una mano che si riempie di catrame nero. Perché sì, sono riuscito a metterci una citazione a Death Stranding. Chiusura. Se non sapete... Perfetto, e dove sono i funghi? I funghi sono tutti intorno a voi. Che appena mi è venuto in mente... Spiaggia. L'ho descritto, i funghi giganti. Forse non ci sono addentrato dentro. Ok, vedete questi funghi giganteschi, che ha senso perché in Death Stranding ci sono i funghi, perché puoi far crescere i funghi là dove fai la pipì. Ah, ho capito, quindi in sostanza questo era, diciamo, la prima puntata della stagione, quindi il prossimo si giocherà in un libro di Death Stranding. No, purtroppo è un videogioco, perché ci volevo mettere, è perché spiaggia così a caso, cioè, ho messo lì a caso. La guida, ci sarà la guida. Avremo un qualcosa ad hoc. Però mi veniva in mente, non c'avevo proprio un'altra a chiuderla, così non voi due che vi incontrate così a caso qui. Comunque è una chiusura con il finale aperto. Siamo incontrati qui e adesso dovremo probabilmente inseguire l'assassino che stava cercando Christian Sherlock. Ok, scappando da... Cerco qualcosa di più. Intanto metto da parte i libri qua, che mi occupano tre quarti della scrivania. Tra l'altro vorrei far notare qua la mia copia di Viaggio al centro della Terra, che non è per nulla usata nel tipo, ciò, pezzo di nastro adesivo di qua, tutto il retro col nastro adesivo, dato il 300 volte che l'ho letto, sfogliato, riutilizzato e riletto nel corso degli anni. Giusto così. Si vanno utilizzati quei libri. E niente. Come vi siete trovati? Opinioni a caldo. Bene, molto bello secondo me questo gioco. Avevo delle buone opinioni e funziona bene. È molto carino, per me è molto difficoltoso, perché inventare cose viene alquanto difficile, ci vuole molta... Però hai capito, effettivamente è difficile, però hai comunque una traccia che ti dà ispirazione. Sì, no, è proprio un problema mio, cioè io anche nel giocare, cioè dimmi un nome, prendi un nome, cosa, cioè io mi sono dovuto fare una lista di nomi maschili e femminili di città, per dire, perché non riesco a improvvisare io. No, ma nomi di PG e città, tutti
Comunque siamo arrivati a 7. Eravamo a metà delle nostre capacità. Ci sta, anche, secondo me, anche avessimo... il giocatore in più, secondo me, riuscivamo a gestire di più il... Il fatto è quel reset, secondo me, che ci ha fregato. Quel reset lì, perché senza il reset, secondo me, no, facevamo un po' più di passi in avanti. Perché? Dico a livello di punteggi nei token personali. Ma non è positivo averceli. Cioè, se tu se ce li hai tu, significa che la storia dopo un po' si interrompe. Quindi ci arrivavamo 7-7-14 e più c'era anche la mia scena, quindi avremmo dovuto fare molti più, diciamo, successi o fallimenti per arrivare in fondo. Vero. Che era bello anche così, però... È che giocandolo in questo modo qui abbiamo avuto molti, tra virgolette, successi. Cioè, ci siamo portati noi il successo, ma... E... Aspetta. Ok. E... Comunque ha funzionato, effettivamente. Adesso, gestendo meglio la questione tempi così narrativa, che ci sta, perché prima partita, primo turno, abbiamo anche tempi relativamente stretti, dato... concetto di live e quant'altro, comunque GG. Mi è piaciuto molto, se poi volete anche riprovarlo in un futuro. Volentieri, tanto qui è comunque salvato all'interno del box, rimetto la grafica con i libri, con le copertine dei libri. Nel volo, nel mentre che... Potremmo anche, giocando un altro lato, siccome non è finita la storia, c'è un'ultima meccanica che è molto carina, che voi potete prendere, ti mando un'immagine, riesci a farla vedere? Se me la giri, dimmi dove la giri. Te la giro su Telegram, ti va bene? Telegram, perfetto. Sono dei segnalini che praticamente tagliare dal libro in realtà. In cui ci puoi scrivere una delle citazioni tra le pagine che ti sono uscite, in cui hai inserito dei segnalibri. Sì. E portartela dietro per una eventuale prossima giocata che fai in Biblioversum, e quello è il tuo potere aggiuntivo oltre a quello che leggerai prossimamente. Che è anche carino portarsi a casa un segnalibro. Quindi se volete avere un ricordo di questa sessione, potete stamparvi questo file, che tanto avete lì sul gruppo Telegram, scriverci la vostra frase utilizzandola prossima giocata. Io ne ho solo uno, e quindi ok, è un PDF, quindi non riesco a farlo vedere. Ti mando il JPEG. Sì, provavo a, però effettivamente non tanto. Guardiamo qua se è posizionato giusto. Quindi avere questo segnalino con la citazione di una frase del libro aumenta, diciamo, le probabilità di successo nella sessione dopo, diciamo. No, aumenta solo la narrativa che puoi utilizzare per creare la scena. Cioè, come l'hai utilizzata in questa sessione... tipo io ho preso quello lì mi segnerò quello lì del legnetti, del porcellino che usava i legnetti, e quindi se il prossimo giro prenderò Pirati dei Caraibi, adesso non so se esiste il libro di Pirati, considerando che è una giostra un po' difficile con... Pirati dei Caraibi è basato su una giostra di Disneyland, quindi no. Prendi Sandokan, per esempio, ce l'hai. Sandokan. Se c'è Sandokan, per dire che... O l'Isola del Tesoro. La tigre,
Io posso narrare che per risolvere una situazione posso mettere la tigre e i legnetti della cosa. Del segnalibro che avevo io. Usi del libro per risolvere. Esatto, invece di avere una citazione ne hai due, però non cambia niente a livello di meccanica, è semplicemente per dare un continuo alle storie che ricordo. Però è carino. Sì, c'era, molto. Ve l'ho detto. No, devo dire, carino, effettivamente, un po' particolare le cose che sono venute fuori, come anche ambientazione, mi immagino su questa situazione del quello che lancia i libri per piottare contro sta... Perché immagino una situazione come nel libro. Nel libro c'è la nave, è semplicemente letteralmente una zattera. Quindi immagino questa zattera che però c'è questa libreria iper mega faraonica, e quindi per alleggerirsi e per tenere lontano queste cose prendono i libri e li lanciano tutti giù contro... La cosa che mi ha fatto impazzire a me è come si incastravano effettivamente tutte queste cose strane insieme. Forse il mio è quello che... però c'è, cioè, i vostri perfetti. Ovviamente ci sta, perché bene o male gli anni erano quelli. Giorgio ha avuto il culo che era sempre... Beh, culo. E quindi Vern uno, Vern l'altro, alla fine si incastrano per forza. Però hai capito, cioè, se ci mettevi il Landog diventava complicato. Forse sì. Vabbè, comunque secondo me si sono incastrati bene. È un po' come dicevo prima, teoria del capitalismo, riesci a incastrare bene tutto quanto. No, ma è venuto molto figo, devo dire. E allora io adesso, anche perché è un manuale che costa 15 euro per giocare delle cose così belle, secondo me. Vale. Tra l'altro fa parte di una trilogia, e gli altri però non li conosco, dovrei andarmi lì a vedere. Si chiamano Libri Corti e Colti. Sì, una trilogia, c'è il nome tra l'altro... Collana Colti e Corti e Colti 00003, che è qui sopra. C'è scritto su... Sì. No, c'è proprio una copertina originale del libro. Sì. Okay. Io non ho quella originale. Ho la ristampa AI generated. Quindi... Niente. Allora, signor pubblico e signor giocatori, se vi siete divertiti, e mi auguro vi siate divertiti, io non posso fare a meno che rimandarvi alla prossima volta che giocheremo, che sarà probabilmente venerdì prossimo, con vedremo effettivamente cose, vediamo effettivamente quanti di noi ci saranno e cose eventualmente fare per la prossima volta. Nel mentre vi do appuntamento alla prossima volta con... la prossima volta in live con Baldur's Gate 3, probabilmente martedì pomeriggio, probabilmente, credo, sì, e probabilmente sì, e nel dubbio fino ad allora io vi faccio un bel ride al momento attuale e noi ci risentiamo probabilmente martedì o anche prima, ma nel dubbio, per eventuali cose o novità, ci sentiamo su Instagram o sui vari social, quindi o quello YouTube. Ci ho detto, alla prossima. Ciao, buonasera.